capitale dello sport europeo 2009, andiamo a chiedere ai nostri ospiti. Buongiorno e benvenuto al professor Gianfrancesco Lupatelli, presidente dell'ACES, Associazione delle Capitali Europee dello Sport. Benvenuto anche a Michele Maffei, un campione di scherma e segretario generale della Federazione Ginnastica d'Italia, benvenuto. Grazie. E un benvenuto anche a Sandro Gamba, campione di pallacanestro ed ex CT della Nazionale, docente di psicologia dello sport. Quante cose, davvero. Sono molto lieto. Avete davvero un sacco di titoli. Io però voglio capire invece che cos'è l'ACES, perché ne abbiamo sentito parlare prima, lei tra l'altro ne è il presidente, e raccontiamo di che cosa si tratta. È un impegno europeo che hanno preso gli sportivi in Europa nel 99, quando abbiamo pensato che è giusto premiare anche non solo la città europea della cultura, ma anche la città europea dello sport. Quindi è nato questo premio a Madrid nel 99 e ha creato ormai un network fra 8 grandi città, quest'anno la capitale è Copenaghen. E in questo impegno abbiamo il Parlamento europeo con noi, il vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Mario Mauro, si sono impegnati anche col commissario europeo Figel a riconoscere l'importanza dello sport come momento di aggregazione, come momento di salute e benessere. A noi interessa che le amministrazioni comunali facciano più attività sportiva e motoria, non tanto il campionismo, l'agonismo, certo, che fanno perfettamente lo bene. Sport per tutti. Esatto, insomma. Lo sport per tutti, lo sport dei cittadini, cioè il 99% degli europei. Che dici, la candidatura andrà a Roma o a Milano? No, le candidate sono Milano, Roma e Marsiglia. Chi vincerà lo si saprà soltanto ma noi vogliamo che vinca una città italiana nel 2009. Io sono presidente, sono italiano, però sono super partes ovviamente. Però c'è un grosso impegno anche dell'amministrazione comunale, che inizia oggi la visita alla commissione proprio a Milano con la sindaco Letizia Moratti. Ecco, allora, Michele Maffei, testimonial per Roma Capitale dello Sport 2009. Possiamo... direi che Roma non ha bisogno qualche, di essere... qualche cenno su questo, soprattutto farci un augurio. Sicuramente è una città piena di iniziative. Il sindaco Veltroni sta facendo una serie di cose interessanti per lo sport, a contatto con i giovani nelle piazze, la ginnastica stessa di cui sono segretario è sempre disponibile a dimostrare quanto l'attività motoria serve. L'iniziativa è proprio volta a questo tipo di progetto, cercare di fare uno sport per i giovani, per tutti, una cultura nuova, per la città di Roma che in genere ha questa possibilità, credo che sia una candidata eccellente. Ecco, siamo in chiusura, vado anche da Sandro Gamba perché rivolgo la stessa domanda però per Milano. Sì, noi abbiamo Milano Sport, che è una società parte del comune che vuole aiutare tutti i cittadini a fare sport, soprattutto gli anziani, perché adesso la vita si allunga e gli ultimi anni di vita bisogna farli al meglio, quello che noi chiamiamo wellness. Abbiamo tutto il rinnovo dei nostri stadi di atletica e soprattutto il Vigorelli, che diventerà uno dei più grandi palazzi dello sport di Milano e d'Europa. E in più abbiamo questa società che io dirigo, Psicosport, che si interessa della psicologia dello sport, insegnata agli istruttori, agli allenatori, per far diventare buoni sportivi, dare l'educazione sportiva, quello che la scuola non dà. Ecco, allora noi facciamo un in bocca al lupo, sicuramente Luca mi aiuterà in questo, un in bocca al lupo per Roma o Milano, speriamo due città italiane. Sì, però abbiamo Palermo. Palermo è città europea dello sport Italia 2007, che è un premio nazionale, quindi Palermo proprio sarà premiata col sindaco Diego Camarata come città europea dello sport Italia 2007. Allora noi incrociamo le dita, Luca, certo. Lo sport è importante, tu ne fai tantissimo. Sì, e ne trovo grandissimo giovamento, in particolare per il nuoto, però anche i vostri sono stra... Il gozzo sto un po' in crisi per il ginocchio, però lo riprenderò presto. Allora io mi alzo, grazie davvero ai nostri ospiti e in bocca al lupo ancora, davvero, ce lo auguriamo, fra poco